Buongiorno ragazzi, anzi buon pomeriggio. Qui la nostra Lilly sta riposando. E qui c'è la donna Lucia. Buongiorno, donna Lucia. Buongiorno, mo. Sono le 5:30 di pomeriggio, anzi di pomeriggio. Che dire di questa splendida giornata? Di Pioggia. Fa pioggia, schifo sta pioggia. eh? Com'è? Fa schifo sta pioggia. Sta piovendo a... non so da quanto. Siamo a maggio, eh? Non è un video vecchio questo, siamo a maggio. Siamo il 16 di maggio, è 16 oggi, 16 maggio del 2014. E siamo qui, come ogni sera. Ma questo l'ho detto già ieri, no? La nostra cena, Alla ragazzi. nostra, guardate ragazzi. È leggera, nel senso con le verdurine. Però c'è il purè che ci pensa a sazziare. Guardate. Spieghi, cosa c'è in questo meraviglioso piatto? Spinaci freschi, Spinaci. non sono quelli congelati. Fagiolini, purè. E tanto formaggio. Ah, addirittura, Certo. formaggio messo abbondante da quel che vedo. Certo. Per dare un tocco di Di sapore in più. Buon alla mia unghia. appetito, se no mi fai disgustare. Buon appetito, ragazzi, guardate. Lasciamolo, con una cosa. Guardate, guardate. No. Ragazzacci, ragazzine, devi dire. Come potete vedere siamo già a letto, non ve Sì, sembra la ne vecchiarella, sembra. perché? Non ve ne eravate accorti, no? No. Niente, oggi dopo un po' di tempo ci vediamo un po' di televisione a letto, da parecchio che non lo facciamo. Si vede una ragazza, Vabbè, un paio di seni. è la pubblicità. Beh. Non c'è niente. Oggi ha fatto filone alla palestra e ha fatto fare filone a tutti. Ah, vedete, Non si si vede. torna. Se tu ti abbassi questo e ti alzi di testa, ecco, vedi che ti si vede. Ciao. Sto nudo però. Non stai proprio nudo. Non sto nudo, ragazze. Alle ragazzacce, vi faccio vedere esattamente i piedi. Sei brutto. Aspetta, piedi. Polpacci. Ah, basta. L'ovvio. E niente. Ammazza, meno male che avevo i piedi puliti stasera. Che Che tensione. schifo. Che cosa? Che schifo, Praticamente perché? abbiamo fatto una specie di visita in palestra. Da un Siamo dietista. andati in palestra da Da un dietista. un dietologo. Dietista è diverso. Dietista? Vabbè, era giusto una visita gratuita, no? Ti attaccava degli elettrodi alla mano e al piede. Allora entra la nostra amica prima e fa: "Beh, che ti ha detto?" "No, mi ha fatto togliere la scarpa, la calza." E io: "Cosa avrà voluto dire? Ripeti?" "Sì, mi sono tolto la scarpa e la calza e mi ha attaccato l'elettrodo sul piede." Oh, minchia. Allora, poi è andato il marito della nostra amica, poi è andata Lucia, io piano piano dicevo: "Ah, andate voi avanti." Io meditavo: "Ma i piedi sono puliti oggi? O sono leggermente sporchini?" Fai schifo, perché non te li lavi tutti i No, giorni. bugia, me li lavo sempre i piedi. All'occorrenza. Oggi non sapevo se Un'occorrenza straordinaria. tocca a me. E fa lui fa: "Vabbè, togliti le scarpe e pesati." Batto, forse vedrà solamente il peso a me. "Ora sdraiati, togliti la calza." Oh Gesù! Tutum, 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 tutum. Tolgo la calza. Invece niente, Aspetta, tranquilla. tolgo la calza. Esce il piede brillante. Io mi sorriso proprio. Ah, meno male.
Perché io ho a giorni alterni lavo i piedi. schifo. Io invece non ho problemi di questo genere perché mi lavo tutti i giorni, anche 2 volte al giorno i piedi, perché il piede deve essere pulito, fresco e asciutto. Va bene, detto questo, vi possiamo dare anche la buonanotte, Sì. però prima cosa vi dirà Saverio? Che cosa vi dirò? Lavatevi i piedi No, all'occorrenza, sempre. ma evitate di fare figuracce. Non intendevo questo, devi ricordare i nostri Indossate amici. le mutande. Vi dico Soprattutto. un'altra piccola parte. Ve la dico domani. Domani, Ve la dico domani, sì, dai. perché ora inizia il programma. Allora, io dico che si tratta solamente di mutande. Beh, ragazzi, iscrivetevi al canale, condividete la pagina Facebook. Commentate. Commentate. Ciao, Mi piace. buonanotte. Mi piace, ciao, 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 ciao. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao. Come via? Sopra.